Il suono della campana civica ha aperto la celebrazione del 76esimo anniversario dell'eccidio di Guardistallo, una delle più efferate stragi nazifasciste compiute in Toscana. Nel borgo, in provincia di Pisa, il 29 giugno 1944 trovarono la morte 63 civili, uccisi per rappresaglia dai tedeschi in ritirata e gettati in una fossa comune. Una strage che l'emergenza Covid non ha impedito di ricordare, seppure nel rispetto stringente delle norme anticontagio, e che dopo il suggestivo ingresso del tricolore ha visto la celebrazione di una messa solenne, l'omaggio al gonfalone del comune, gli onori al monumento ai caduti e il saluto ai tanti giovani e agli studenti presenti, futuri custodi della memoria degli ultimi superstiti. Questi bambini devono sentire quale punto di caduta estrema, quale baratro piombò l'umanità con quello che fu un regime, quello fascista, che si unì a quello nazista, che portò alla morte 6 milioni e mezzo di ebrei, che portò alla morte 4.500 civili inermi nella Toscana che si liberava, che portò al dramma del 29 giugno, dove qui a Guardistallo morirono più di 60 persone, ma altre stragi proprio quel giorno caratterizzarono tutta la Toscana, la costa nelle colline pisane come Guardistallo, ma anche San Pancrazio nel comune di Buscine, anche quello che fu la strage di Civitella Valdichiana. Il sindaco di Guardistallo, Sandro Ceccarelli, ha ricordato che la strage di Guardistallo è uno dei capi d'accusa per le atrocità commesse dal nazifascismo contro le popolazioni civili. Alla fine, il saluto sulle note del film La vita è bella, per affidare nuovamente alla memoria il sacrificio dei 63 martiri della strage.